Adesso io le faccio vedere delle foto. Foto strepitose. Giornalisticamente, in un paese libero, non indietro come il nostro, potevano valere più di 350.000 euro. In Italia avevano un grosso valore che poteva arrivare anche intorno ai 100.000 euro. Se ci fosse stato un direttore intelligente che avrebbe potuto muovere un mercato su una notizia importante. Senta, ma perché praticamente le riteneva foto scabrose? Perché Adriano era il centravanti dell'Inter per eccellenza, perché Moratti aveva investito su di lui parecchi milioni di euro, era un ragazzo che guadagnava più di 6 milioni di euro. Da 3 mesi ci si chiedeva come mai uno che l'anno prima aveva giocato da Dio ed era, diciamo, il punto fondamentale per portare l'Inter ai vertici d'Italia e ai vertici d'Europa, fosse in crisi e non riuscisse a giocare ed era diventato di colpo un blocco. Si sapeva, si vociferava che lui era abitué di una vita notturna attraverso frequentazioni di festini, di donne non così serie come dovevano essere, era abituato di solito a bere, a fare vitaccia e diciamo quelle, alla luce delle domande di 3 mesi che si ponevano tutti quanti i giornalisti sportivi, era la prova della sua attività e del perché lui non giocava e non giocava bene. Nel proporle queste foto, Barresi fece qualche commento prima ancora che lei Mi vedesse le disse che foto. aveva delle foto strepitose di lui con delle puttane. Di? Di lui con delle puttane. Lui chi? Barresi? No. Adriano, Senta, e quindi praticamente già parlò di prostitute all'atto in cui, praticamente, in cui lei voleva essere pagato. se le vuoi tu, mi devi dare queste. Se no, vado da un'altra agenzia e gliele propongo un'altra agenzia. Normale. Quelle foto lei le vide e le ritenne abbastanza scabrose? Le ritenni allucinanti e Per quale vergognose, motivo? perché un ragazzo di 24 anni, che comunque potrebbe avere delle donne normali, completamente ubriaco, scusi i termini, sdraiato sul tavolino del giardino, con la testa china, ubriaco perso, che si fa fotografare il cazzo da una puttana, trovo che sia veramente vergognoso. Ma lei, scusi, Quando appunto, deve questa... avere rispetto per gente come me, gente che vive, sa che c'è gente che guadagna 1.000 euro al mese, che ne spende 500 per andare allo stadio a seguire l'Inter. Lui non può avere un comportamento del genere se fa un certo tipo di attività. Poi, se fa un'altra attività, può fare quello che vuole. Ma scusi un attimo, queste foto stanno lì e queste sono le foto di cui parla lei. Lei arriva a delle deduzioni, nel senso No, che ma allora lei mi quando... prende per scemo. Cioè, se lei guarda quelle foto, le sembrano delle foto normali di un ragazzo che è con Ma delle lei studenti sta universitarie. parlando di organo maschile Allora, se mi praticamente dà la foto le quant'altro? faccio vedere la puttana che fotografa il cazzo Adriano. Come? Se lei riferisce parole dette da altri, anche se sono parole volgari, va Però è bene. importante Però la noi capiamo definizione anche di. con Sì. termini meno volgari, insomma, se sono termini suoi in cui lei spiega No, spiego, ma la magari per farlo capire al situazione. pubblico ministero, magari, visto che non è stato a Lugano, poi se dico delle donne così non. Vabbè, la facciamo passare pure questo. Ma lei quando parla di bordello, puttana e pisello, ma a quali foto fa riferimento? Mi faccia capire. Le faccio riferimento a questa fotografia Sì? dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco e questa puttana gli fotografa il cazzo che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo Gli chiedo altre scusa, se no, cose? no Quindi gliel'avevo questa chiesto prima. praticamente è l'idea che si era fatta Ma no, lei. l'idea che si farebbe chiunque, se lei non se la fa, vuol dire che ha qualcosa Vabbè. Non so. Corona, Le sembra una foto normale da un guardi che calciatore io di sono stato Serie A? Ho abbastanza capito, ma io tollerante le dico, ma le adesso, sembra una però... foto normale questa? C'è un calciatore di Serie A sdraiato su un tavolo con una che gli fotografa il pene?